Buongiorno, eccoci qua, sono sempre il dottor Vincenzo Squadrone dell'ospedale Città della Salute di Torino, anestesista rianimatore. La seconda parte della presentazione sul senso clinico del medico, come si può diciamo, imparare a gestirlo, a farlo crescere e a portarlo avanti nel tempo durante tutta, diciamo, la nostra carriera di medico. Chiaramente è un argomento molto sfuggente, no? Perché confina più con l'arte medica che con la scienza medica, molte volte questa cosa qua. Io ho cercato di capire cosa c'è sotto, che appunto non è semplice conoscenza, ma è un modo di essere, di ragionare, no? Del medico. Nella prima parte abbiamo visto come le basi, no? Di formazione con la lettera appunto di Alberto Manzi agli alunni della quinta elementare, che diciamo che è il periodo in cui maggiormente possiamo formare il carattere, la personalità, il modo di ragionare di una persona, e indirizzarla, diciamo, verso un senso critico di libertà e di amore per imparare e conoscere. Qui invece passiamo agli esempi di due medici dell'antichità. Uno di questi medici è Maimonide, no? Vedete che è nato e vissuto tra la metà del 1100 e l'inizio del 1200. Era, come vi ho detto, un medico che lavorava a Cordoba, quindi nella zona che era ancora musulmana della Spagna, e in una città che in quel periodo era, diciamo, un centro cruciale, strategico, importante per la medicina, perché aveva tantissimi ospedali, alcuni dicono molti più di 40 ospedali, erano presenti in questa città. Quindi era una vera e propria città accademica per la scienza medica. Questo appunto era un medico di fede musulmana, di fede musulmana, però anche esperto, diciamo, delle sacre scritture giudaiche. Quindi una persona molto colta anche in altri ambiti al di fuori diciamo, della scienza medica. Di questo medico abbiamo è arrivata fino a noi la cosiddetta preghiera del medico, no? C'è quello, un po' come il giuramento di Ippocrate, c'è quello che lui pensava dovesse essere, diciamo, le linee di vita soprattutto e di comportamento che dovevano guidare un medico nelle sue funzioni. La leggiamo e la commentiamo pezzo per pezzo, no? Vedete, mio Dio, riempi la mia anima d'amore per l'arte e per tutte le creature, quindi per l'arte, in questo senso lui intende l'arte medica, quindi era ritenuta da lui una scienza che però è molto più vicina all'arte, cioè molto più vicina al senso clinico, come lo intendiamo noi, cioè quella parte diciamo creativa, unica di ogni persona, che dà, diciamo, creativa, che dà proprio l'impronta, no? Al suo agire. E per tutte le creature, intende tutte le creature, ma soprattutto creature dal punto di vista dei pazienti, no? Non lasciare che la sete di guadagno e la ricerca della gloria influenzino l'esercizio della mia arte. Già subito mette le mani avanti, dice: la mia è un'arte, però non deve essere, per essere tale, non deve essere influenzata dalla sete di guadagno né dalla ricerca di gloria. Cioè,
devo mettere la cura del paziente davanti la cura del paziente queste cose, cioè il guadagno e la ricerca del guadagno, che sono poi un po' le cose ancora di oggi se ci pensiamo, no? Il guadagno e la ricerca della gloria, no? Sono le cose che ancora ostacolano spesso l'arte medica nella sua esplicazione e diciamo, nella sua pratica quotidiana. Allontanandomi dal nobile dovere di far del bene alle tue creature. Quindi, davanti a tutti è il dovere di far del bene alle tue creature, cioè agli uomini, alle creature che tu hai creato. Quindi questa è la cosa che sta davanti a tutto. Tutto il resto è un ostacolo per lui. Fa che in colui che soffre io non veda altro che un uomo. Chiaramente, vediamo l'uomo. Ma altro che un uomo, nel senso, poi vedremo, che non veda il re, non veda l'alto dignitario, non veda la persona importante, ma dal più umile degli uomini al più grande degli uomini, per me sono sempre l'uomo e basta. Quindi tutti con uguale dignità davanti a me. Fa che la mia mente sia limpida al letto del malato, affinché io possa ricordare ciò che l'intelletto e la scienza mi hanno insegnato. Quindi una preghiera per che il mio ragionamento non sia intorbidito da altre cose, pregiudizi, eccetera, eccetera, davanti al letto del malato, e che riesca a pensare senza nessun impedimento. E attingere alle risorse della scienza e della mia intelligenza per risolvere il problema che il paziente ha. Quindi di nuovo un richiamo a non lasciarsi distogliere da nulla e dare il predominio all'intelletto, cioè la capacità di ragionamento, cioè di poter ragionare sulle cose che si sanno. Perché appunto i pazienti sono uno diverso dall'altro e se non abbiamo questa capacità di ragionare sulle malattie e su quello che sappiamo, perché quello che sappiamo in genere è teorico, cioè riguarda ogni malattia, però magari il mio paziente ha più patologie insieme, quindi il ragionamento è fondamentale per mettere insieme le varie terapie che dovrei fare per le varie malattie che magari presenta in quel momento il paziente, no? E fa, o Signore, che i miei pazienti abbiano fiducia in me e nella mia arte. Anche qui la cosa sulla fiducia. E la fiducia come si guadagna? Si guadagna con l'annullamento della distanza rispetto al paziente. Cioè il paziente deve cogliere che io ho a cuore l'interesse di lui. Non è uno come un altro, in quel momento per me è l'unico e tutte le mie risorse sono dedicate a lui. Fa che essi seguano le mie prescrizioni e i miei consigli. Quindi si augura anche appunto che la fiducia serve anche a fare in modo che poi il paziente segua in maniera diciamo corretta le istruzioni che gli darò. Anche se magari sono un po' gravose, magari a quei tempi c'erano anche delle pozioni da prendere non proprio, diciamo, gradevoli. Allontana dal loro letto, ciarlatani, la folla dei parenti sempre prodighi di consigli e le comari che credono di saper tutto di ogni cosa, perché sono gente pericolosa che riesce spesso, per vanità e presunzione, a far fallire anche le migliori cure dell'arte. E conduce non di rado le creature alla morte. Le comari non sono solo donne, possono essere anche uomini, cioè allontana da loro i ciarlatani, quelli che dicono, pensano di essere magari nel giusto, invece non seguono il loro intelletto, non hanno una grande conoscenza, no? I parenti che
magari ti dicono, ah, ma io quando ho avuto quello mi è andato quest'altro, cioè c'è tutta questa folla a volte, adesso pensiamo anche al web, no? Tutti si informano sul web prima di arrivare da te già con delle idee precise, no? A volte corrette, a volte molto scorrette, no? Sulla loro patologia, però a volte non è facile convincerli. Questi sono tutti ciarlatani leccomari, no? Tutti quelli che pensano di sapere, di avere in mano la verità e magari non hanno né la preparazione hanno avuto né l'uso dell'intelletto in maniera corretta e tante altre cose. Adesso vediamo anche per televisione. Ho visto pieno di ciarlatani che cercano di convincere magari la gente che il diabete si guarisce, non esiste come malattia, che si guarisce con diete particolari, con cibi particolari, cioè cose stranissime, no? Tutte cose che non sono né l'arte della medica né la scienza medica. Quindi stiamo molto attenti perché spesso possono condurre queste persone che cadono nella loro rete a non fare le cure corrette e rischiare la loro vita. Se gli ignoranti mi criticano e si fanno beffe di me, fa che l'amore per la mia arte sia più forte delle loro derisioni e che io possa perseverare nella giustizia senza badare al prestigio, alla ricchezza e all'età dei miei nemici. Di nuovo questo richiamo finale, prestigio, ricchezza e l'età dei miei nemici, perché spesso magari queste persone erano per età, l'età contava molto ai loro tempi, quindi per età si pensava che fossero più saggi, no? Più istruiti, più sapienti, invece magari non era vero, non è detto che nell'età si migliori, eh? A volte si peggiorano i difetti che si avevano quando si era più giovani, anziché migliorarli, no? E infatti fa in modo che io non badi alle loro derisioni tutto. Se so di essere nel giusto, che sto lavorando in maniera corretta, non mi lascio distogliere da nulla nella mia azione. Concedimi, Signore, l'indulgenza e la pazienza di fronte ai malati testardi e seccatori. E questi li abbiamo incontrati tutti, no? Sono pazienti che magari per loro precedenti esperienze, no? Sono diventati così ostili anche verso il medico, no? E quindi molte volte troviamo appunto questo muro di ostilità che dobbiamo pian piano infrangere per conquistarci la loro fiducia. Oppure pazienti così ipocondriaci, no? Che ti disturbano ogni 3 secondi perché ad ogni minimo sintomo, ad ogni minima cosa, ti vengono a cercare per un consulto, eh? E invece magari sono, diciamo, non dico malati immaginari perché hanno la malattia dell'ipocondria, cioè del fatto che sono spaventati dalla malattia stessa, no? Però appunto a un certo punto possono in certi momenti diventare pesanti da sopportare. Fa che io sia moderato in ogni cosa, ma che insaziabile sia il mio amore per la scienza. Di nuovo, l'amore per la scienza, cioè se io non amo quello che faccio, difficilmente lo farò bene. Questa è la cosa fondamentale. Poi il senso clinico, secondo me, appoggia parecchio su questa cosa, no? Sul fatto che se io amo una cosa mi prodigo in tutti i modi per farla meglio che posso. Basta pensare a cosa fa l'innamorato per l'innamorata, no? E viceversa. Pronto a fare qualunque cosa, è sempre nei suoi pensieri, qualunque desiderio è un ordine. Cioè, per la nostra innamorata faremo qualunque cosa. Io mi ricordo che di un mio amico che andava malissimo di matematica, no? Io non riuscivo a volte tentavo di fargli capire qualcosa, ma tosto e duro come una roccia. Poi arrivò un
una supplente di matematica che poi avemmo per tutto l'anno, perché purtroppo la nostra aveva avuto un tumore, quindi non tornò più durante quell'anno scolastico, che era una bellissima ragazza, appena uscita dall'università, e il mio amico se ne innamorò follemente e diventò bravissimo di matematica. Cioè, quello che io non ero riuscito ad ottenere, supplicandolo, urlando, eccetera, eccetera, lo ottenne in maniera semplicissima, l'insegnante, anche senza insegnare particolarmente bene, perché purtroppo era le prime armi, quindi aveva tutti i suoi limiti, però il fatto che lui se ne fosse innamorato lo ha trasformato, eh. E pur di far bella figura diventò molto più bravo di matematica, non mi ricordo bene, però forse anche più bravo di me, probabilmente. Quindi vedete come come c'entra con il senso clinico e tutto, cioè l'amare la scienza, la propria arte, ci porta a farla mo molto meglio, il meglio possibile. Allontana dal mio cuore la presunzione che nulla vi sia per me di impossibile, cioè aiutami ad accettare i miei limiti. Cioè, non, aiutami a non montarmi la testa, non guarirò tutti i malati che incontrerò, perché non è nelle mie possibilità. Io non sono Dio e quindi non posso fare tutto. E quindi imparare a confrontarsi col proprio limite e con le proprie sconfitte, che sicuramente ci saranno, per tanti motivi nella nostra professione. Concedimi la forza e la volontà, cioè non farmi credere che sia onnipotente, questo senso di onnipotenza che a volte prende i medici, i chirurghi, eccetera, eccetera. Non siamo onnipotenti, nel senso che possiamo fallire e possiamo anche sbagliare, per tanti motivi, perché magari in quel momento non avevamo tutte le indicazioni giuste, o non sono arrivate in tempo le indicazioni giuste, e il malato è peggiorato prima. Oppure perché non mi ricordavo una certa cosa, e non ho avuto magari l'umiltà di chiedere a qualcun altro. Va a capire, i motivi possono essere tantissimi, però ricordiamoci che non siamo onnipotenti, che abbiamo dei limiti e che lì ci scontreremo con essi forse anche ogni giorno. Concedimi la forza, la volontà e le occasioni da crescere sempre più le mie conoscenze. Sempre l'amore per la scienza, cioè una preghiera perché io non mi fermi mai nel mio imparare le cose, eh. Che abbia la forza, perché ci vuole proprio una forza di volontà per mantenersi sempre al top, soprattutto nelle conoscenze, sia pratiche, cliniche, pratiche, sia teoriche. Nuove cose che vengono scoperte, le nuove terapie, eccetera, eccetera. Perché chi fa il nostro lavoro lo sa quanto sia difficile mantenersi aggiornati continuamente. E fa che ogni momento io possa scorgere la presenza di cose di cui non sospettavo neppure l'esistenza. Quindi mantieni il mio intelletto sempre attivo per cogliere, imparare le cose di cui appunto non sospettavo nemmeno l'esistenza. Nel senso che devo sempre restare attivo, questo soprattutto nelle cose pratiche, no? A volte mi accorgo di alcuni sintomi, di alcune relazioni tra sintomi, che non avevo studiato, e che invece compaiono nella mia carriera, no? Poiché l'arte nostra è vasta, è enorme, e lo spirito umano non finisce mai di percorrere la strada del sapere. Cioè, grazie allo scoprire cose di cui non sapevo nemmeno l'esistenza, amplia sempre di più il sapere, e chi è stato, diciamo, con le antenne alzate,
e ha perseguito questa via qua della conoscenza, dell'amore per la conoscenza, del sempre imparare cose nuove, eccetera, eccetera, si accorgerà che man mano va avanti nella sua vita e alla fine della sua vita, che le domande che si faceva all'inizio non sono diminuite, ma sono aumentate. Le domande a cui dare risposta. Cioè, abbiamo sempre, ad ogni risposta si pongono nuove domande e si moltiplicano. Quindi molte volte abbiamo quella sensazione di saperne di meno di quando avevamo cominciato. Quando avevamo cominciato eravamo giovani e baldanzosi, ci sembrava di sapere tutto. Poi pian piano nella nostra arte, se la facciamo nel modo corretto e non rimaniamo imbalsamati nella nostra idea iniziale, ci accorgeremo dei nostri limiti, di quanto è necessario proseguire nella conoscenza e quanto questa strada, oltre ad essere impervia, non finisce mai. Non finisce mai e c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e fino ad arrivare, secondo me, il grande medico, eccetera, 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 è quello che ha più idea dei suoi limiti e che ha molte più domande di quando aveva cominciato. Perché non si finisce mai di percorrere la strada del sapere. Questa è un'idea chiara, cioè non, io non potrò mai dire, ecco, basta, adesso mi fermo perché so tutto quello che c'è da sapere. Questo non succederà mai nella nostra carriera, nella nostra vita. Passiamo a un testo strutturato in una maniera un po' diversa, non come preghiera. Mi ricordo che la preghiera di Maimonide io l'ho usata per anni come desktop del mio computer, proprio per averla sempre di fronte ogni giorno nella mia vita. Passiamo a una forma un po' diversa di esposizione, di nuovo di idee molto simili, che è il giuramento di Ippocrate. Sono separati da quasi un millennio, perché Ippocrate è vissuto tra il 400 e il 300 avanti Cristo, e quindi se fate i calcoli più o meno sono separati da circa 1.000 anni. Qui è sotto forma di giuramento. Le indicazioni che vengono date al medico. Ippocrate è uno dei medici più famosi dell'antichità insieme a Galeno, che è venuto circa 2 o 3 secoli dopo, e aveva una sua scuola di medicina in cui aveva degli allievi e tutto, e questo è il giuramento che loro facevano, che Ippocrate aveva ideato e che veniva sottoposto ai suoi allievi. Chiaramente siamo in un periodo in Grecia del 300 avanti Cristo, quindi vedete, inizia giurando come adesso noi giuriamo sulla Bibbia, il presidente americano, anche se non è credente o se è di una fede diversa, giura comunque sulla Bibbia. Cioè tantissime nei tribunali molte volte ancora si giura sulla Bibbia di dire la verità, eccetera, eccetera. A quei tempi in Grecia la Bibbia probabilmente non era conosciuta e comunque non erano di religione ebraica, e quindi si rivolgono e il giuramento viene fatto sugli dèi e sulle cose sacre che avevano loro. E quindi inizia il giuramento giurando su dei e semidei di quel periodo che avevano qualcosa a che fare con la medicina. Quindi giuro per Apollo, medico, e Asclepio, e Igea e Panacea, e per tutti gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni che eseguirò secondo le forze del mio giudizio questo giuramento e questo impegno scritto. Quindi chiama le cose più sacre che c'erano in quel periodo a testimoni del proprio giuramento. Quindi è un giuramento che impegna la persona per tutta la vita.
Noi lo prendiamo molto alla leggera, anche se giuriamo per Apollo, non c'entra nulla. Cioè, il giuramento è una cosa personale, cioè, entra in gioco la mia dignità di uomo, insomma, di mantenere fede a questo giuramento, se no non giuro, se non mi ritengo in grado di perseguire queste cose. Di stimare il mio maestro di quest'arte come mio padre, e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno. Quindi, perché allora la scuola era molto diversa da quella che c'è adesso. Cioè, gli allievi e il proprio insegnante vivevano, facevano una vita comune, spesso, quindi c'era un'accademia, che era un edificio, no? In cui c'era il maestro e i suoi allievi che dividevano tutto durante la giornata, no? Di stimare il mio come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno, nel senso che c'è questo mio impegno nel caso che anche lui abbia una malattia e nella sua vecchiaia, di aiutarlo. Come posso. E che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano apprenderla, senza richiedere compensi nei patti scritti. E di rendere partecipi dei precetti, degli insegnamenti orali, di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento medico. Quindi tutti quelli che rientrano nella sfera, allievi, figli, devono essere considerati come miei fratelli, cioè fratelli nell'arte medica. E non chiederò nessun compenso, questa è una delle altre cose che viene sempre molto, diciamo, non fatta, nel senso che io ho. Posso dirlo chiaramente, ormai sono 40 anni che lavoro per le mie prestazioni fatte a miei colleghi o familiari dei miei colleghi o amici dei miei colleghi, io non ho mai chiesto a nessuno un compenso, perché proprio è nell'anima del giuramento di Ippocrate che queste persone collegate in qualche modo con i miei fratelli d'arte sono ugualmente miei fratelli in ogni modo e quindi non sottoposti cioè, non dovrei nemmeno pensare a ricevere un compenso per le mie prestazioni in questi casi. Ho trovato molti medici, soprattutto quelli più anziani, che hanno tenuto fede al loro giuramento in maniera eccellente, mentre molte volte ho trovato che questa cosa veniva annullata e soggiogata messa in secondo ordine rispetto al guadagno e alla gloria, eccetera, eccetera, no? Comunque, regolerò il tenore di vita per il bene dei malati, secondo le mie forze e il mio giudizio. Mi asterrò dal recar danno e offesa. Questo è il primum non nocere, no? Quindi la prima cosa, vedete, è recar danno, è offesa, cioè la prima cosa che devo fare è non fare del male, sia in senso diciamo pratico che in senso psicologico, no? Quindi stiamo attenti, quindi regolerò il terrore di vita per il bene dei malati, quindi non mostrerò sfarzo nella mia casa, nel mio modo di vestire, eccetera, eccetera, cioè non metterò in vista la mia ricchezza, proprio
proprio per esempio non causare offesa nelle persone che non possiedono quello che possiedo io e magari sono povere, no? E quindi hanno un regime di vita, un tenore di vita molto molto inferiore al mio. Quindi diciamo, invito che fa Ippocrate a non frapporre fra sé e il malato tutte queste cose, cioè, le ricchezze, la gloria, eccetera, eccetera. Quindi nuovo il senso della distanza, cioè ridurre la distanza che c'è tra il medico e il suo assistito. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Questa parte è scomparsa dal giuramento di Ippocrate, ai miei tempi c'era ancora e quindi ricordiamoci che quelli della mia età hanno giurato questa cosa qua, no? Quindi per noi teoricamente il problema dell'eutanasia attiva, del suicidio assistito e compagnia non dovrebbe nemmeno porsi, perché abbiamo fatto un giuramento che ci proibisce assolutamente di far questo, e lo stesso nel caso dell'aborto. Questo normalmente suscita grande polemica, soprattutto adesso che sembra che non esistano, non ci siano più o siano una piccolissima minoranza, per esempio i ginecologi che accettano di fare pratiche abortive, no? E anche degli anestesisti che devono assisterli. Però ricordiamoci che, per esempio, una grossa parte di questi medici che hanno già un'età non proprio giovane, hanno giurato di non farlo. Quindi venire meno a un giuramento è venire meno alla propria dignità di persona, di medico. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Con innocenza e purezza. Innocenza e purezza richiama un po' quello che diceva Maimonide e Alberto Manzi, cioè nel senso senza compromessi, cioè il guadagno, la sete di gloria, eccetera, eccetera, non devono influenzare la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. Il male della pietra erano le calcolosi, no? La calcolosi della bile e la calcolosi renale, no? Quindi il medico, ricordatevi che medici e chirurghi sono, la facoltà di medicina e chirurgia non è nata da tantissimo tempo. Diciamo che fino a metà dell'Ottocento i medici e i chirurghi facevano due carriere molto separate, no? Quindi il medico era il medico e il chirurgo era il chirurgo. Se possiamo dire che il medico derivava dallo stregone che faceva le pozioni e il chirurgo dal barbiere o dal cerusico che era abile nell'uso di forbici, rasoi, bisturi, eccetera, eccetera. In qualsiasi casa io andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati e mi asterrò di nuovo da ogni offesa e danno volontario, lo ripete ancora, per dire quanto era importante per lui questa cosa. E fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi, quindi tutti uguali. Questa era una cosa quasi inconcepibile ai tempi di Ippocrate, che gli uomini e le donne, qualunque diciamo condizione fossero, sia libere che schiave, avevano la stessa dignità davanti al medico. Quindi sempre mi asterrò da ogni danno volontario, quindi ripete questa cosa qua. Quindi non farò, non nuocerò in nessun modo. Per quello che mi compete, per quello che so, eccetera, eccetera, al paziente. Ciò che
io possa vedere o sentire durante il mio esercizio, anche fuori dall'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò se ciò non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. Quindi tutte le cose personali che non riguardano la malattia, io le tacerò, sarà il cosiddetto segreto professionale. Io posso in una lezione dire ho avuto un paziente con questo tipo di malattia, ho fatto questa cura e questo è stato il risultato. Però non devo in nessun modo permettere l'identificazione del mio paziente, e tantomeno racconterò, anche se non si sa chi è, diciamo fatti personali e intimi di quel paziente, perché sono tenuto per giuramento a mantenere il segreto professionale. E a me dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato dagli uomini tutti per sempre. Mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro. Cioè, è una specie di maledizione al contrario, cioè se mi comporto così, che la mia vita sia piena e ne possa godere. Se invece diventerò spergiuro rispetto a questo giuramento, mi accada esattamente il contrario, cioè le cose più terribili, compresa la morte. Vedete come il giuramento di Ippocrate, che viene fatto spesso a cuor leggero, ci impegna non poco. Direi che quando bisognerebbe leggere il giuramento di Ippocrate prima di far medicina, secondo me, perché una volta che hai finito di far medicina non puoi non giurare. Cosa fai? Butti via 6 anni della tua vita. Quindi prima leggi il giuramento di Ippocrate che dovrai fare alla fine della tua carriera medica, e poi se ti senti in grado, ti senti una persona in grado di ottemperare a quello che ti viene chiesto di giurare, fai. Se no, rinuncia. Perché non che creda nelle maledizioni, magari vivrete allegri e contenti e pieni di soldi fino alla fine dei vostri giorni e magari campate anche 100 anni. Però campate 100 anni avendo rinunciato alla cosa più importante che esiste per un uomo, e cioè la sua dignità di uomo. Conclusioni. Ah no, prima di conclusione voglio dire un'altra cosa. Chiaramente non c'è dibattito, no? In queste relazioni, come c'era quando le presentavo pubblicamente. Questa era una relazione che causava molto dibattito, quindi se volete che ribattere, oppure potete sempre invitarmi a fare la relazione, che non è mai esattamente uguale, probabilmente aggiungerò dei pezzi e in quella sede, se avete piacere, tutto, discutiamo di qualunque cosa, perché vi ho detto, questo è il mio pensiero su questo argomento, sull'inizio di questo argomento, sulle basi di questo argomento, diciamo. Altri pezzetti li troverete sparsi nelle altre mie relazioni che ho messo già su internet, quindi su YouTube, quindi cercatele, le troverete, perché quando vi do indicazioni su queste cose lo dirò chiaramente, e passiamo alle conclusioni. Prima cosa, come abbiamo cominciato, a ridurre la distanza dal paziente. Questo lo viene detto da tutti, tra i nostri maestri che vi ho presentato, cioè ridurre la distanza dal paziente sia fisicamente che psicologicamente. Fisicamente vuol dire non ostentare la propria ricchezza, la propria preparazione, la propria gloria, il proprio sapere davanti al paziente, per non farlo sentire nei nostri confronti passivo, nel senso io so cosa bisogna fare, tu non sai niente, quindi o segui le mie indicazioni o
cercati un altro medico, per esempio, no? E invece bisogna trovare sempre un punto di contatto e capire cosa vuole il malato per sé. Qual è la sua idea di salute, qual è la sua idea di star bene e di vivere una vita degna. Ed è da lì che devo partire per la mia terapia. Coltivare sempre il dubbio, questo ve lo ripeto sempre, per trovare i veri maestri dovete controllare tutto quello che vi dicono le persone che vogliono insegnarvi qualcosa. Controllate sempre tutto, sia dal punto di vista teorico, cioè scientifico, sia dal punto di vista clinico. Controllate sempre tutto e vedete se quello che vi è stato detto è corretto o non è corretto, compreso quello che vi dico io. Amore per la ricerca della conoscenza, quindi amore per la conoscenza, quindi ricercare sempre di aumentare la propria conoscenza, sia teorica la scienza, sia pratica la clinica. Quindi non bisogna mai smettere di cercare, vi dico la parola amore è fondamentale perché è la parola che esprime lo sforzo di tutto il mio essere al massimo grado. Sapere di non sapere abbastanza, sapere di non sapere era una frase tipica di Socrate, che è quasi contemporaneo di Ippocrate, no? Quindi sapere di non sapere. È da lì che si parte il sapere, no? Perché se io so di sapere, non sarò mai stimolato ad andare avanti. Cioè, mi basterà quello che so. Invece la cosa fondamentale per raggiungere il sapere sempre di più, cioè, aumentare sempre di più il mio sapere, è sapere di non sapere mai abbastanza. Soprattutto nel campo medico. Non permettere agli interessi personali di prevalere, di nessun tipo, rispetto alla mia professione. Cioè, passano tutti in secondo, o in terzo, in quarto, in quinto ordine. Nulla passa davanti. E se poi ho qualcosa di più importante, rispetto alla mia arte medica, che può essere quella della preghiera, in cui lui comincia il mio Dio, quindi sicuramente il suo Dio è più importante dell'arte medica, infatti gli chiede aiuto e forza per sostenerlo nella sua arte, però non una cosa materiale, non dice mio tesoro, nel senso di mia ricchezza, aiutami, mia gloria, aiutami, non c'entra niente, anzi, questa le osteggia invece in maniera decisa. Rispetto identico per ogni persona paziente, cioè chiunque ho davanti, e questo lo ripetono tutti, chiunque ho davanti per me io vedo una persona, non vedo il suo ruolo più o meno importante, la sua ricchezza più o meno importante, ma io vedo una persona da curare, qualunque sia il suo stato. Addirittura Ippocrate si spinge a mettere insieme liberi e schiavi, in un periodo in cui lo schiavo non valeva nulla e il padrone poteva disporne come voleva, addirittura anche della sua vita. Queste sono le conclusioni di quella che penso sia la base, la prima parte, no? Le fondamenta del sapere clinico e dell'intuizione clinica, dell'arte medica, di quel qualcosa che alcuni sembrano avere e altri non sembrano avere. E secondo me, chi ha questo senso clinico, questo intuito medico, secondo me lo deve a molte di queste cose, cioè l'amore per la conoscenza, al sapere di non sapere e quindi la voglia di sapere sempre di più, impegnare tutto il proprio essere
nel diventare un medico migliore, e cioè un medico che sa di più e che sa fare meglio, eccetera, eccetera, rispetto ad altri che si accontentano di molto meno e quindi imparano di meno, o comunque utilizzano la loro intelligenza per altre cose, magari per arricchirsi, per la gloria, piuttosto che per diventare medici migliori. Con questo vi saluto, vi do appuntamento a qualche altra relazione che ascolterete, buona giornata a tutti.